pagina di storia della comunità, non tanto perché il sindaco e l'amministrazione vengono sfiduciati, ma perché si interrompe un'attività amministrativa che, come ho detto anche in altre occasioni, ha portato il Paese a migliorare la propria condizione. Infatti le condizioni attuali dell'ente sono nettamente migliori rispetto a quelle che abbiamo ereditato 4 anni fa. Non sono per nulla rammaricato di questo epilogo, bensì resto deluso poiché ho potuto constatare sulla mia pelle che ancestrali metodi di intendere la politica questa sera, ancora una volta, hanno avuto la meglio sul modo di intendere la politica improntato alla trasparenza e alla logica dei servizi. La lotta portata alla mia persona e a chi è rimasto fedele ai valori di Casapurla Domani si conclude oggi con una plateale sconfitta della sana amministrazione. Da tempo una parte politica che nel 2014 faceva parte della maggioranza e che poi ha deciso di staccarsi dalla stessa ha cominciato una campagna acquisti che ci ha portato alla situazione attuale. Ma le manovre di bassa lega collegate a queste operazioni non mi hanno mai tolto né il sonno né la perseveranza con la quale ho portato avanti il mio impegno. Tantomeno mi hanno intimorito ricatti, pressioni e intrusioni esterne atte a destabilizzare o a far deragliare l'azione amministrativa. Dopo il primo anno, fisiologicamente di assestamento, speso anche nel supportare la campagna elettorale dell'allora vice sindaco, il programma prefissato è proseguito con la lea sempre e chi giudica senza pregiudizi non può negare che siano stati raggiunti obiettivi importanti. Non starò qui a fare l'elenco delle cose fatte, siamo tutti di Casapurla e tutti possiamo constatare che il lavoro svolto ha premiato la vivibilità, la sicurezza e un complessivo tenore sociale di certo più pubblico rispetto al passato. E tutto ciò dando priorità esclusivamente all'interesse generale, senza andare mai alla ricerca del favoritismo o di benefici personali. Così come ho detto qualche giorno fa, proprio in quest'aula, ai ragazzi della quinta C dell'Istituto Giacomo Struffolini, che sono venuti a trovarmi per un'intervista, uno dei motivi per il quale ho deciso di impegnarmi per la mia comunità è stato quello di dare il giusto esempio alle nuove generazioni, nella speranza che possano essere migliori di noi, me lo auguro con tutto il cuore. Inoltre ho detto loro di fare sempre ciò che è giusto e di essere coraggiosi e corretti, un po' come lo siamo stati alcuni di noi. Sono questi gli elementi che mi rendono fiero di questi 4 anni trascorsi al governo della città. Da domani continuerò a scendere in strada, come ho sempre fatto, a testa alta e guardando negli occhi i cittadini del mio paese, ai quali ho promesso 4 anni fa l'impegno, la passione e la determinazione nell'affrontare e risolvere le problematiche che avremmo riscontrato. Ed è la loro vicinanza, la loro crescente stima che mi inducono a pensare che la fascia tricolore, che simbolicamente depongo oggi, domani me la